Taylor Swift, dietro il look di Ilvin c'è lo zampino dei suoi gatti. Ci sono mille e una Taylor Swift nel video di Look What You Made Me Do, ma qual è quella vera? Sicuramente non la ladra con il volto da gatta. Taylor come se piovesse. Quante facce ha Taylor Swift? Nella vita reale, una, ma in Look What You Made Me Do la cantante inganna lo spettatore con diverse versioni di sé, zombie, diva, dominatrice, biker, ballerina, ladra. Chi più Taylor ha, più Taylor metta. Ogni singola figura, ogni singolo personaggio, è un riferimento a qualcuno con cui ha avuto dei diverbi in passato o a cose accadute che le hanno lasciato l'amaro in bocca. Ad esempio, la scena in cui deruba l'oro in quella che sembra una banca, insieme ad una gang tutta al femminile meno è riferita alla polemica per la quale è stata definita avara, a causa della decisione di eliminare tutta la sua musica dalle piattaforme streaming, salvo poi reinserirla quando è uscito Witness, l'album di Katy Perry. Impossibile non notare inoltre che nella scena della rapina Taylor Swift indossa una maschera a forma di gatto. D'altronde, perché cadere nella banalità optando magari per maschere con volti di politici? Come mai, si sono chieste molte persone, la cantante ha scelto proprio questo animale. Semplice, Taylor Swift, come tante altre star, è una vera e propria amante dei gatti e in Look What You Made Me Do ha voluto omaggiare i suoi migliori amici, Olivia e Meredith. C'è un po' di Olivia e un po' di Meredith in Wind. Olivia e Meredith nomi che omaggiano a loro volta due grandi protagoniste delle serie televisive, Olivia Benson di Law & Order e Meredith Grey di Grey's Anatomy sono quindi il motivo per cui la scena della rapina in Look What You Made Me Do pullula di micetti. Taylor Swift però purtroppo solo a cose fatte ha confessato di essersi dimenticato un particolare importante. L'idiozia assoluta di quella scena è che, oltre a derubare una compagnia di streaming come se avesse un valore in denaro, ci sono queste ragazze che sfoggiano soldi nei loro vestiti super coordinati di Gucci mentre indossano delle maschere da gatto, ha affermato la cantante. La quale però, si è resa conto di un grosso errore, solo dopo che il video di Look What You Made Me Do era stato lanciato, le orecchie del costume non erano come quelle della sua Olivia e di Meredith. Avremmo davvero dovuto piegare quelle orecchie. Dio, le idee migliori vengono sempre dopo. Olivia e Meredith sono due Scottish Fold, forse non se ne faranno una ragione, ma chissà che non appaiano in uno dei prossimi mascheramenti di Taylor Swift. Look What You Made Me Do stava per entrare nella quarta settimana di dominio incontrastato delle hit musicali quando di punto in bianco è stato scalzato dalla nuova canzone della rapper Cardi B, Bodak Yellow. Come ha reagito Taylor Swift? Mandando un mazzo di fiori alla rivale, speriamo per lei non siano avvelenati.